Allora ragazzi, immaginate se un presidente di regione del centrodestra avesse fatto quello che ha fatto De Luca, sarebbero scesi tutti in piazza, giornali, opposizione, gridando: "Ah, allarme fascismo! Questa è la nuova marcia su Roma!" E invece a sinistra non si discostano da questa scena assurda. Ha ragione poi Capezzone quando dice: "Mancano 4 mesi alle elezioni europee. Se iniziamo così, cosa farà tra 4 mesi De Luca?" Beh, insomma, Masaniello non finì benissimo, eh. Vabbè, Il però ora. paragone di Mirella Serri, non finì benissimo. No, dico, il paragone fatto da Mirella Serri non è di Non l'ho buon augurio per il fatto io. governatore De Luca, che immagino prenderà provvedimenti scaramantici, diciamo, sorrido. Gesti No, apotropaici. Giuseppe, Dai. Però inizia siamo, l'esempio. esatto, Vai, vai, vai. siamo davanti, Giuseppe, siamo davanti a un dramma perché? Vincenzo De Luca è un anziano signore che ha fatto politica per tanti anni, viene dal Partito Comunista, è un uomo che conosce le istituzioni ed è un uomo che sa scegliere le parole. Se fa questa piazzata, se fa questa scenata, perché non c'è solo l'insulto alla Meloni, c'è la marcia davanti Palazzo Chigi, c'è l'aggressione a un civilissimo funzionario di polizia. Lui Posso questa cosa dirti che non a mio fa un avviso la incidente. frase più grave è governo di imbecilli, che secondo me non ha. Delinquenti Sì, anche. Quella lì è la più Ma anche grave. il confronto, con il civilissimo funzionario di polizia, ci dovete caricare, ci dovete uccidere. Ora, ripeto, De Luca è un anziano signore che sa scegliere le parole e conosce la politica. Cioè, non è che è pazzo, ha scelto di fare il pazzo, ha scelto di recitare una parte. E allora perché ti dico è un dramma, Giuseppe? Perché questa cosa è accaduta il 16 febbraio, oggi è 18 febbraio, se ho fatto bene i conti, mancano 112 giorni alle europee, quasi 4 mesi. Se già 4 mesi prima di un voto stiamo così, che fa? A Dove? metà marzo, a metà aprile, a metà maggio, lo dico a un'opposizione. Poi il governo c'ha tanti problemi, possiamo Chiaro criticarlo, Daniele, ti ma fermo un fare attimo, però un'opposizione è senza prospettiva. voglio tornare un attimo, siccome Donzelli tra un po' ci lascia. Ragazzi, vi è piaciuto il video? Beh, cosa aspettate? Iscrivetevi al canale.